Eugenio Franceschini, la cena di Natale, ci sei anche tu perché questo è il seguito dell'altro film naturalmente, tu sei sempre Orlando, cosa accade di nuovo in questo film senza svelare più di tanto? Beh, diciamo che nel primo c'era, per me era un po' un rito di passaggio, ovviamente il centro della mia storia è la mia connotazione sessuale in un contesto dove questa cosa non è propriamente accettata. E mentre nel primo c'era un po' una rivelazione, qui c'è una consolidazione di questa storia, dove io appunto vado oltre le avventure che ci sono nel primo episodio e trovo, possiamo dire, anche un amore, una relazione stabile con un altro ragazzo. Questa è la cosa principale. Quindi diciamo che nel primo film fai insomma il cosiddetto coming out e adesso invece ti vivi bene la tua storia d'amore, insomma fa tutto lui però, fa tutto Dario Aita. Certo, è lui che mi prende e mi consola e mi porta da uno stato di smarrimento a ritrovare la strada e anche a diventare più pacifico con me stesso e a vivermi bene questa cosa, questa emozione, no? Come l'avete affrontata questa storia d'amore? Dario Aita ci ha detto che non ha assolutamente, come è giusto che sia, pensato che sia una storia d'amore omosessuale o meno. Per te è la stessa cosa, l'hai interpretata esattamente come una storia d'amore, una grande passione? Certo, una storia d'amore in un contesto dove sempre bisogna ricordare che come punto è complicato, quindi c'è un punto di partenza dove l'esprimere il proprio sentimento non è facile, cioè non è una cosa molto semplice, ma per il resto è una storia d'amore normalissima, che per me segna anche un passaggio, ma come può essere anche in una storia non omosessuale, eterosessuale, da uno stato di confusione dove si vive la propria sessualità in un modo esasperato e negativo a uno star bene con i propri sentimenti. Altri progetti? In quale altro film o prodotto televisivo ti rivedremo? Ma adesso I Medici sono appena finiti, ho appena finito di girare un'altra serie che è La strada di casa con Sergio Rubini e Alessio Boni, di cui non si sa ancora la data d'uscita. Però si sa qualcosa almeno su cosa fai tu. Sì, io sarò il figlio di Alessio Boni, è tutto girato nel nord, in Piemonte in particolare, e diciamo che parla di truffe, ma soprattutto del biologico, delle truffe alimentari e di tutto quello che ci sta dietro, perché c'è anche, ho scoperto, un altro tipo di, cioè quasi un'organizzazione, non è un'organizzazione mafiosa ma criminale, che gestisce anche il cibo che mangiamo, che ci portano in tavola, e questo parla anche di questo, cioè di tutto ciò che c'è di marcio dietro al commercio agroalimentare e di bovini in tutto il paese. Una cosa che ci tranquillizzerà ulteriormente sul nostro futuro. Sì. E poi cos'altro invece nel tuo futuro? No, per adesso basta. Io adesso credo di prendermi una piccola vacanza e poi si ricomincia a fare i provini e se si fanno bene questi provini si lavora, se no niente. Bene, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie, molto gentile.